L'itinerario della bellezza nella provincia di Pesaro Urbino continua a crescere. Saranno 24 i comuni che nel 2024 entreranno a far parte del progetto di promozione e valorizzazione turistica ideato e curato da Confcommercio Marche Nord. I nuovi 4 comuni che sono entrati nel progetto, quindi Acqualagna, Borgopace, Carpegna e Macerata Feltre. L'itinerario della bellezza è un appuntamento annuale e quest'anno si è tenuta presso l'Hotel Charlie di Pesaro la convention di fine anno per fare il bilancio dell'anno che si sta per concludere e presentare i progetti e le iniziative del prossimo anno. Proprio questa sera abbiamo visto quasi le bozze definitive che presenteremo il 15 di gennaio alla fiera di Utrecht in Olanda e poi alla Borsa del Turismo di Milano nel mese di febbraio. Un 2024 poi che è già importante perché siamo partner ufficiali del Pesaro 2024. E anche qui dedicheremo quindi tutto lo spazio possibile sia nelle guide che nelle fiere che faremo a questo evento di straordinaria importanza per la nostra provincia. Gli itinerari della bellezza saranno anche promotori di proprie iniziative. Faremo una seconda edizione del premio L'Oscar della Ristorazione che sarà consegnato ad un ristoratore di Pesaro. Si terrà a Pesaro il Forum Nazionale di Impresa Cultura Italia, che è l'associazione di Confcommercio che rappresenta le imprese della cultura, le imprese creative. Parteciperemo alle iniziative in vari comuni portando sul territorio l'iniziativa Calici di Parole, che quest'anno abbiamo fatto la prima edizione a Pesaro, il prossimo anno invece sarà nei teatri, nei piccoli teatri del nostro territorio. Tra le tante iniziative messe in atto per il 2024 non poteva mancare un focus sul Mare Nostrum e sulla gastronomia. La realizzazione di un itinerario dedicato al mare, il mare della bellezza, perché non possiamo dimenticare che la maggior parte delle presenze turistiche nella nostra provincia derivano dall'offerta balneare, ma non c'è una guida, non c'è un itinerario, non c'è niente. E noi abbiamo la fortuna di avere il Parco del San Bartolo, che caratterizza l'offerta balneare di Gabice Mare e Pesaro, e poi una spiaggia straordinaria, quella di Fano e quella di Marotta. La guida gastronomica, e quindi sarà il viaggio enogastronomico nell'itinerario della bellezza, dove accanto ai 24 comuni che fanno parte dell'itinerario dedicheremo uno spazio anche a San Costanzo, che non è nell'itinerario della bellezza, ma l'autore di gran parte della guida è un ristoratore di San Costanzo, per cui in omaggio a lui inseriremo anche il comune. Presente alla serata anche l'assessore Francesco Baldelli, che ha concluso ricordando l'importanza di fare rete e come quella di Confcommercio sia la vera guida turistica della provincia di Pesaro Urbino. Al termine della serata a tutti gli amministratori è stata consegnata la targa dell'itinerario della bellezza.